Top Gun di tutto il mondo d'ora in poi si addestreranno in Sardegna. I corsi, avviati già nel luglio scorso nella base dell'aeronautica a Decimo Mannu, saranno adesso ospitati nel nuovo campus International Flight Training School, inaugurato alla presenza dei vertici della difesa, dell'aeronautica militare e della Leonardo, insieme alle autorità politiche, militari e religiose della regione e una nutrita rappresentanza di capi delle forze aeree straniere. La scuola di volo fase 4 completerà la preparazione dei piloti militari con una addestramento di quinta generazione, ovvero una combinazione di nuove tecnologie. Da un lato la realizzazione di un avatar digitale di mezzi complessi come gli aerei e i caccia in una rappresentazione digitale precisa, dall'altro l'intelligenza artificiale che mette tutti questi avatar in un sistema complesso come uno scenario di combattimento o una missione complicata. Qui da noi effettuiamo addestramento che in gergo viene chiamato di fase 4, quindi riceviamo piloti militari dalle nazioni partner e anche dalla nostra forza armata per addestrarli nelle fasi di volo più avanzate. I ragazzi vengono da noi, hanno già conseguito il brevetto di pilota militare e sono qui per affacciarsi al mondo operativo delle linee aerotattiche, ossia dei velivoli ad alte prestazioni in dotazione alle varie forze armate. Qui da noi imparano i fondamenti dell'utilizzo dell'impiego tattico dei velivoli, quindi del combattimento aereo e del supporto alle operazioni di terra. Quanto dura questo addestramento? La durata media del corso è di circa 9 mesi. Qui abbiamo attivi due sillabi addestrativi diversi, quindi due programmi addestrativi diversi. Grosso modo la durata comunque è tra gli 8 e i 10 mesi. Il nuovo campus si sviluppa su una superficie complessiva di 130.000 metri quadri, pari a 18 campi di calcio, e ospiterà allievi da tutto il mondo. Potrà contare inoltre su infrastrutture moderne e tecnologicamente all'avanguardia, a partire dal Ground Based Training System, una struttura in cui sono ospitati i sistemi di addestramento a terra di ultima generazione, un nuovissimo hangar, una linea di volo per i T-346, un nuovo centro logistico e di manutenzione, nonché nuovi e accoglienti alloggi per ospitalità degli allievi piloti e del personale della scuola. Addestramento lungo, d'élite, con tanto sacrificio, tanto impegno. Ormai sono quasi 7 anni che sono in Forza Armata e ancora sto qui alle scuole, ancora come frequentatore, quindi sicuramente è un percorso difficile, pieno di sacrifici, però davvero tanto soddisfacente. E questo tipo di campus che cosa vi dà in più da un punto di vista della preparazione? Questo campus è un po' d'élite proprio nel mondo, nel campo internazionale. E come avete visto, insomma, le strutture sono al massimo, l'aereo è fantastico, è davvero fantastico sotto ogni punto di vista e ce lo invidiano davvero tanti paesi esteri. Infatti il programma è aperto a tutte quante le nazioni e molte sono rimaste davvero colpite e vengono qui a fare l'addestramento. Quindi ci dà tanto, soprattutto perché gli aerei finali sono davvero complicati e questo aereo è l'unico che può dare delle basi solide e concrete per poter far sì che un pilota possa davvero performare al meglio sulle macchine di ultima generazione. L'International Flight Training School è un'eccellenza italiana di valore internazionale, punto di riferimento per l'addestramento avanzato dei piloti militari delle aeronautiche di tutto il mondo che volano su caccia tecnologicamente avanzati, come ad esempio gli Eurofighter o gli F-35. I primi corsi sulla base di Decimo Mannu sono iniziati già a luglio del 2022, ospitando, oltre ad allievi italiani, anche paesi stranieri come Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria e Canada. La Sardegna si sa è bella, lo sanno bene i sardi e pure di più i turisti che a volte decidono e scelgono di scoprirla, a modo loro di trovare luoghi fantastici e sentieri nascosti. C'è poi il segmento del turismo sportivo dove gli appassionati di arrampicate, trekking, ciclocross, kayak trovano il teatro naturale e ideale. Appassionati ma professionisti, questi ultimi, altri invece e le cronache. A noi ci riportano quasi quotidianamente da San Pantaleo a Dorgali finendo a Oliena notizie di
dispersi o chi magari si è avventurato fidandosi del suo telefonino, che però si sa si scarica. E allora ecco che c'è una vera e propria squadra dello Stato pronta a intervenire da nord a sud attraversando il centro. Presidente, cominciamo dalla bellezza della Sardegna che va scoperta, rispettata però con molta prudenza. Ma la Sardegna offre degli ambienti montani particolari e bellissimi, quindi invitiamo tutti i turisti, così come tutti i sardi, a percorrerli con la giusta prudenza e le giuste informazioni. Sicurezza e buonsenso, le parole d'ordine e affidarsi a delle guide esperte non improvvisate, altra parola d'ordine, anche in prospettiva della bella stagione, e ci siamo. L'invito è quello di andare con le giuste informazioni, perché la maggior parte delle persone che si perdono e che quindi hanno bisogno del nostro aiuto sono persone che magari non sono abituate a questo ambiente, sono i turisti che magari possono essere abituati ad un ambiente come può essere un facile sentiero delle Alpi, che non è né più bello né più brutto, il nostro è più particolare. Il nostro nome è quello che ci rappresenta, Corpo Nazionale. Noi siamo il Servizio Regionale della Sardegna. Siamo circa 250 operatori distribuiti capillarmente in 9 basi e abbiamo varie specializzazioni, quindi la specializzazione alpina, quella speleologica o anche altre. Abbiamo i cinofili, abbiamo il gruppo droni, abbiamo i forristi, i disostruttori nelle grotte e quant'altro. Gli ultimi interventi che ti ricordi, magari con un po' di sorriso, che hai detto magari una comitiva, un po' di persone anziane che poi magari si sono perse. Ma interveniamo spesso per recuperare persone disperse in montagna, da poco un gruppo di 20 persone, anche di una certa età, banalmente gli si era scaricato tutti quanti il cellulare, quindi è andato tutto bene e sono stati contenti di essere stati recuperati e noi siamo stati contenti di averli portati a casa. E allora viva il nostro territorio, anche quello più difficile, impervio e proprio per questo affascinante e nascosto. Lo sanno bene i turisti, soprattutto tedeschi, francesi e spagnoli, ma anche i sardi, che troppo spesso si fidano. Si fidano nel senso che pensano di sapere tutto quasi della loro terra, terra di Sardegna unica, da scoprire con le piccole e sacrosante raccomandazioni. Sta diventando quasi un'abitudine questa dell'attracco simultaneo a Cagliari di due navi da crociera. Una duplice presenza nel porto di Via Roma che si traduce in numeri record di turisti che scelgono la città e il territorio per approfondire storie e tradizioni dell'isola. Nelle ultime settimane infatti si sono viste non solo l'ammiraglia del gruppo Costa, battente bandiera italiana, la Costa Toscana e la Costa Diadema, ma anche la Ida Cosma, nuova nave della compagnia tedesca Ida, la Star Pride dell'americana Windstar Cruises e proprio questa mattina l'approdo per la prima volta nella stagione della Celebrity Edge, gestita dalla compagnia di lusso Celebrity Cruises. Una conferma di quanto la Sardegna stia diventando meta protagonista dell'itinerario lungo il Mediterraneo, con numeri importanti già dallo scorso anno e che lasciano presagire un 2023 all'insegna del boom delle vacanze in alto mare. Il 22 ha visto una ripresa degli scali, ma con coefficienti di riempimento ancora limitati, che non superavano il 50-60%. E questo significa che una nave da 3-4 mila passeggeri arrivava con 2.000-2.500 passeggeri. Oggi invece stiamo incominciando a vedere coefficienti di riempimento vicini al periodo pre-Covid. Quindi il numero degli scali ci fa presumere che intanto aumenteranno e soprattutto che arriveranno navi sempre più piene, perché ormai la gente ha ripreso anche andare in crociera. Quindi questo per noi è un elemento di grande speranza. Una crescita, questa delle crociere, che non tocca solo i porti di Cagliari e Olbia, ma che rappresenta un'opportunità anche per altri scali dell'isola. Sia Cagliari che Olbia, che la fanno ovviamente giocano la parte del leone, però ci sono anche altri porti che si sono affacciati recentemente, come Arbatax, Oristano, qualche scalo in radar Golfo Aranci, piano piano stiamo riprendendo anche su Porto Torres. Insomma, la Sardegna cerca di porsi come una meta che può essere anche fungibile a seconda delle esigenze delle crociere, che spesso amano dopo ogni paio d'anni rinnovare la propria offerta e cambiare le proprie destinazioni. Il porto commerciale di Cagliari pronto a riprendere vita e ad accogliere merci e passeggeri in arrivo nel sud Sardegna. Tra 5 anni dovrebbe arrivare la svolta grazie ad un investimento tra i più importanti messi a gara dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.
300 milioni di euro per costruire una realtà capace di offrire accoglienza di qualità al commercio e passeggeri. Il Porto Canale di Cagliari ha subito un brutto colpo dopo l'abbandono della società di gestione CCT, impossibilitata a produrre utili, che ha portato al licenziamento del personale e al decadimento dello scalo. Era il 2019, da allora le autorità regionali hanno cercato di sveltire le pratiche per un progetto che già da tempo si voleva realizzare, spostare tutto il traffico commerciale al Porto Canale per liberare lo scalo di Via Roma e trasformarlo in un attracco per yacht e diportisti. Ora con i fondi del PNRR che sono arrivati al capoluogo e alle regioni, il progetto ha subito un'accelerazione. Il terminal RoRo nascerà nella sponda ovest del Porto Canale. Ci saranno 6 ormeggi per navi di ultima generazione, 43 ettari complessivi di piazzali, oltre 2.500 stalli per la sosta dei semirimorchi e una stazione marittima su 2 livelli di circa 3.000 metri quadri. L'accesso al nuovo terminal è previsto direttamente dallo svincolo tra la vecchia e la nuova strada statale 195, sino al completamento della viabilità interna portuale, già in fase di progettazione e finanziato con 10 milioni di euro di fondi PNRR. Sarà un porto green con alberi ed essenze autoctone già presenti nell'avamporto, limonium, tamerici, lentischi ed olivastri, pannelli fotovoltaici e 12 stazioni di ricarica per le auto elettriche. Il nuovo terminal passeggeri sarà il punto di riferimento del porto. Al piano superiore, circa 1200 metri quadri, anche un ristorante con una terrazza panoramica che sarà accessibile anche direttamente dalle corsie d'imbarco dai passeggeri con auto al seguito. Un'opera questa che candida il Porto Canale a diventare un hub multipurpose tra i più performanti del Mediterraneo per tutte le attività del mare, cantieristica nautica, cabotaggio passeggeri, traffico semirimorchi, rinfuse e, nell'attesa di risolvere positivamente la madre di tutte le battaglie, terminal contenitori. Si intensificano gli sforzi per ristrutturare a Cagliari, nel porto di Via Roma, un approdo per mega yacht con un investimento pari a 34 milioni di euro. I lavori dovrebbero terminare, se tutto andrà con il vento in poppa, tra 30 mesi. Il progetto è firmato dalla rete dei Porti Sardi, gruppo che gestisce nell'isola i porti turistici di Porto Rotondo, Marna, Calabitta e Portus Caralis. I riflettori sulla nautica sono stati accesi di recente dalla Giunta regionale, che ha lanciato la proposta di un polo mediterraneo del superlusso, che vada oltre l'ormeggio, integrando la cantieristica, i porti e gli aeroporti. Il mega investimento farà fare al capoluogo il definitivo salto di qualità nel settore, anche perché Cagliari è la città più attraente e più predisposta ad accogliere questo segmento di turismo. L'idea della creazione di un porto turistico per mega yacht è stato ripetutamente accarezzato dalle varie amministrazioni che si sono susseguite alla guida della prima città dell'isola, senza mai riuscire a centrare l'obiettivo. I tempi adesso sono maturi. Cagliari e la Sardegna intera avrà il suo scalo marino per mega imbarcazioni da fiaba. Un altro importante tassello probabilmente è quello mancante per decretare Caralis la città più importante del Mediterraneo sotto il profilo turistico. Olbia non solo tra le città preferite dai turisti, ma destinazione dove risiedere tutto l'anno. I dati, recentemente diffusi dal Centro Studi del CIPNES, il consorzio industriale del Nord Sardegna e Gallura, confermano che il capoluogo gallurese continua a crescere e si posiziona come la terza realtà urbana della Sardegna. Olbia, a differenza del resto della regione, ha visto aumentare la sua popolazione nei primi 2 mesi del 2023, passando da 61.048 a 61.095 residenti, registrando un aumento percentuale dello 0,07%. L'incremento demografico di Olbia è in gran parte dovuto all'arrivo di nuovi residenti. Il saldo migratorio interno ha registrato infatti un aumento del 112% e quello esterno con un aumento del 72%. Il saldo naturale con nuove nascite ha invece subito una diminuzione del 68%. Ciò significa che sempre più persone, soprattutto dei centri abitati limitrofi a Olbia, scelgono la città gallurese per vivere e lavorare. Al contrario, la Sardegna ha subito un calo percentuale dello 0,15% della popolazione, passando da 1.572.553 residenti, con una perdita di 2.495 abitanti. L'arrivo di nuovi residenti e l'incremento demografico di Olbia rappresentano un fattore positivo per la città e per tutta la Gallura.
Inoltre, l'aumento della popolazione può essere un indicatore di sviluppo economico e sociale per l'intero territorio. L'Ogliastra si conferma sempre più meta di viaggio, territorio dalle tante bellezze naturalistiche che si traducono in potenzialità turistica. E per la prima volta la destinazione Ogliastra si organizza dal basso con la partecipazione di oltre 150 addetti del settore ricettivo e delle organizzazioni di esperienze per offrire agli oltre 250.000 ospiti che ogni anno scelgono le cale ogliastrine e le sue impervie cime un nuovo e ricco catalogo di prodotti e di servizi. Il protagonista di questa svolta è il GAL Ogliastra, che per imprimere un'accelerata allo sviluppo del territorio punta alla creazione di un organismo che sappia coinvolgere direttamente i 22 comuni, le 3 unioni dei comuni, la Camera di Commercio, la provincia e i privati. Decisione maturata nell'ambito del forum di destinazione partecipata del turismo organizzato dal gruppo di azione locale in collaborazione con le amministrazioni comunali della provincia. Una 3 giorni di incontri e confronto ad Arbatax e Tortolì per approfondire il significato del turismo, la sostenibilità della destinazione Ogliastra, le nuove imprenditorialità, le nuove tecnologie e la formazione degli operatori, da cui proprio occorre ripartire verso nuove sfide, come ha sottolineato il presidente del GAL Ogliastra Vitale Pili, auspicando per il territorio un'attrattività che vada oltre il turismo di massa, esaltando le peculiarità ogliastrine. Un'operazione che va di pari passo con l'allungamento della stagione, ovvero l'offerta di un prodotto che sappia richiamare turismo anche nei cosiddetti mesi di spalla, puntando su sport, enogastronomia e cultura, fattori che costituiscono l'anima della destagionalizzazione di un territorio accessibile. Da qui la necessità di trasformare stabilmente l'Ogliastra in una meta di viaggio, soprattutto esperienziale, e la strategia di accrescere la formazione puntando sull'accoglienza e la conoscenza delle lingue. Ma a ridosso della stagione turistica, i lavori del forum non potevano trascurare di certo il tema del balneare e della nautica, con l'obiettivo, a breve termine, di migliorare il settore accrescendo l'offerta, adeguandola alle esigenze dei turisti che vedono la richiesta di spiagge negli 80 km di costa ogliastrina con servizi appropriati alla domanda, spiagge inclusive e servizi dedicati al mercato moderno. E poi ancora l'identità, la cultura e l'offerta di nuovi servizi, puntando su attrattori certi, ovvero i beni culturali, materiali ed immateriali, compresa la promozione del territorio e dell'ambiente, da valorizzare con figure professionali che ne sappiano promuovere l'unicità. In ogni caso, il turista, è stato detto in conclusione dei lavori, deve provare emozioni. Come ogni anno, arriva il periodo delle vacanze estive e la Sardegna è la meta perfetta. Conosciuta per le sue spiagge mozzafiato, ora si ha un motivo in più per amarle. Molte di esse sono diventate pet friendly. Tantissime offrono un'esperienza unica per i proprietari di animali domestici che vogliono trascorrere del tempo al mare con i loro adorabili amici a quattro zampe. Sono tutte dotate dei comfort necessari per garantire il benessere degli animali e la sicurezza dei bagnanti. Ci sono apposite aree che consentono ai proprietari di lasciare i loro amici liberi di giocare, correre sulla spiaggia e divertirsi. Grazie alla vasta scelta nell'isola sarà possibile passeggiare lungo la costa, fare un tuffo nell'acqua cristallina e godersi il sole senza che nessuno rimanga a casa. Tra le spiagge più attrezzate nella zona di Cagliari ci sono la Tiliguerta Dog Beach, che si affaccia sulla meravigliosa spiaggia di Costa Rei e offre ai suoi visitatori ciotole d'acqua, giochi galleggianti, docce e snack. La Bau Beach a Quartu Sant'Elena e in Gallura, zona Costa Smeralda, troviamo Lupostu, La Sciumara e Poltuliccia. Portare il proprio animale domestico in vacanza è un trend sempre più in crescita e la Sardegna si sta dimostrando all'avanguardia in questo settore, offrendo una vacanza indimenticabile che rimarrà nel cuore di tutti, cani inclusi. La MEM rende omaggio all'illustratore sardo Ennio Zedda, che dagli anni 30 agli anni 70 fu uno degli artisti più significativi del panorama nazionale e lo fa esponendo una parte della sua collezione di periodici. Visto il grande riscontro nell'esposizione alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, l'intuizione culturale è stata prorogata fino al 1 giugno.
Questa mostra è un omaggio a Ennio Zedda, soprannominato Zezé, uno degli illustratori più importanti del panorama nazionale che ha operato per 40 anni, dagli anni 30 sino al secondo dopoguerra negli anni 70. Il suo stile ha fatto scuola, tanti illustratori lo hanno imitato e lui, Ennio Zedda, ha dato lustro a tante riviste come ad esempio Il Giornalino, col suo stile che è una commissione di ironia e poesia allo stesso tempo. Con questa mostra continuano le azioni dell'assessorato alla cultura e spettacolo del Comune di Cagliari di valorizzazione non solo dei grandi talenti ma anche di quegli artisti sui quali purtroppo pesa la cappa, la patina dell'oblio. Credo davvero che sia questo il momento di restituire a Ennio Zedda il ruolo che merita, non soltanto in città dove ha operato a lungo, nella Sardegna, ma decisamente in tutta Italia. Ormai sono una realtà assodate le associazioni che curano e veicolano l'epoca medioevale. A vario titolo ripercorrono e danno testimonianza della vita del periodo storico come l'associazione Sala d'Arme Le Quattro Porte. Noi ci occupiamo di fare la rievocazione storica del periodo giudicale di fine 300, quindi dal 1350 fino al 1410. Poi andiamo a occuparci di quella che era il periodo in cui Arborea cerca di resistere alla dominazione spagnola di Aragona. A partire dalla seconda metà dell'undicesimo secolo le fonti attestano una Sardegna suddivisa in quattro entità politico-amministrative, denominate giudicati. Gli storici si dividono tuttora circa le origini dei regni giudicali, perché nessun documento conforterebbe l'ipotesi avanzata da una parte della storiografia di una quadripartizione dell'isola dagli inizi del X se non dal IX secolo. Questi gruppi associati nel loro materiale impegno offrono senza dubbio supporto ad implementare la voce turismo della nostra isola, unico vero volano della nostra economia. Il nostro tentativo è quello sia di far capire che l'isola non è soltanto il mare ma tantissime altre bellezze soprattutto storiche, visto la nostra grandissima cultura data da millenni di, in questo caso di resistenza del nostro popolo a tantissime dominazioni, senza che però abbia mai tolto la nostra identità. La passione è soprattutto quella di cercare di riportare quello che era in questo caso il Medioevo sardo alle persone che non lo conoscono, per far capire che quanto eravamo importanti anche in quel periodo. Non eravamo un puntino in una mappa d'Europa, eravamo riconosciuti da tutte le corti europee, dalla Francia, dalla stessa Spagna, che venivano a chiederci o dei prestiti addirittura, come capita da Leonardo d'Arborea, o semplicemente delle alleanze politiche per essere più forti gli altri. Quindi ci mette all'interno di un panorama e fa capire che ancora oggi dovremmo avere questa forza, non siamo un puntino in una mappa. È un impegno molto forte, ma che grazie alla passione alla fine tutta la fatica riesce a portarsela via, soprattutto se i curiosi, gli appassionati delle rievocazioni vengono a trovarci e i sorrisi delle persone ci bastano ad essere contenti. L'aspetto più bello dal mio punto di vista è la parte schermistica, è sempre la parte più bella, quindi rappresentare la parte militare, le battaglie, ma non disdegniamo sicuramente la parte della vita comune, che potevano essere le arti e i mestieri, dal fabbro al tornitore, al ceramista, a come si mangiava nel Medioevo. Diciamo che non riesco a scegliere una sola parte
nel Medioevo. Mi piace tutto e in realtà mi piace tutta la storia sarda.